conoscerai la torta 7 vasetti. L'unità di misura di questo dolce è il vasetto per l'appunto dello yogurt da 125 grammi, che andrà a pesare tutti gli ingredienti della ricetta, quindi non andrai ad utilizzare la bilancia. E di conseguenza una ricetta veloce, pratica e facile. Se poi vuoi rendere più golosa la tua torta, puoi personalizzarla e arricchirla con del cacao amaro o con delle gocce di cioccolato o con del cioccolato tagliato a pezzetti. Puoi anche decidere di decorarla al posto dello zucchero a velo con del cioccolato fuso. Io andrò a prepararla con la planetaria, ma puoi utilizzare semplicemente le fruste, quelle elettriche oppure quelle a mano. La prima cosa che faccio è svuotare il vasetto di yogurt, così da utilizzarlo come unità di misura. Io sto utilizzando il kefir bianco, ma puoi usare il gusto che preferisci. Ok, adesso questo lo andiamo a lavare così lo utilizziamo come contenitore. Fatto questo, procediamo come di consueto. Quindi andiamo a rompere le uova all'interno della ciotola della planetaria. Mi raccomando, quest'ultime devono essere a temperatura ambiente. In questo modo andranno a montare molto meglio. Adesso prendiamo lo zucchero e riempiamo il vasetto di yogurt interamente. Ok, e lo versiamo all'interno delle uova. Adesso quest'ultime le andiamo a montare per 15 minuti, devono diventare gonfie e spumose, come ho accennato poc'anzi. Per montare le uova aziono la planetaria alla massima velocità, dopodiché abbasso al minimo ed aggiungo olio e yogurt. Infine anche gli ingredienti secchi setacciati. Poi aromatizzo il tutto con la scorza d'arancia che io tanto amo. Mi raccomando, non la parte bianca perché è quella amara. Ora che iniziano le arance farò tantissimi dolci con questo agrume perché mi piace un sacco. Ultima mescolata a velocità 1, mi raccomando, non più alta perché altrimenti si smonta tutto. Invece per le uova all'inizio sono state montate a velocità 5, quindi massimo. Vestito una tortiera del diametro di 20 cm con della carta forno ed adesso vado a versarci il composto. Nel mentre ho anche preriscaldato il forno a 180 gradi e cuocio nel ripiano centrale del forno per mezz'ora. Comunque sia, fai sempre la prova dello stecchino per verificare se è cotta. Questa è la torta, l'ho fatta poc'anzi ed è quasi finita. Mio marito tagliava, manca un bel pezzettone. Mio marito mi ha detto non si può dire quello che è. E poi fa un profumo veramente pazzesco. È una nuvola perfetta per la colazione, per la merenda e per ogni momento tu voglia concederti un dolce leggero ma gustoso. Ne vado a tagliare un pezzettino così l'assaggio pure io. Cioè, ma cos'è? Cioè, si vede quanto è morbida. Scioglie in bocca, buonissimo. Ho capito perché mio marito ha fatto il bis. E poi si sente tantissimo la scorza d'arancia. Buona, buona, buonissima. Se la ricetta ti è piaciuta, ricordati di iscriverti attivando la campanellina tutte, regalami un like e condividila su tutti i tuoi social.